Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. Torniamo in diretta live sul mio canale Twitch per parlare come sempre di passioni. Questo è un canale che tratta le mie tante varie passioni. La musica resta quella principale, ma come avete capito in questi oltre 11 mesi ormai, direi dalla prima diretta, uno dei mondi che frequento da tanto tempo, forse addirittura da più tempo rispetto alla musica, è l'ambito del fumetto. Quindi il fumetto della settimana. Oggi entriamo in campo bonelliano con una bella coppia di fratelli che ci ha consegnato una storia molto interessante. Lo vedete qua alle mie spalle. Invito Emiliano e Matteo Mamucari per parlarci di Nero. Ciao ragazzi! Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Eccoci. Bentrovati. Grazie della disponibilità e grazie per questo primo volume bellissimo, interessantissimo. Come vi è venuto il soggetto, l'idea di raccontare la storia di questo personaggio che era facile incastrare nella realtà reiterata tante volte del mondo delle crociate, in realtà voi gli date un senso diverso. Ma facciamo un passo indietro. Come nasce l'idea di Nero? Allora, in realtà facciamo un grande passo indietro, perché nasce molti anni fa, 10 anni fa credo, più o meno. Volevamo fare, innanzitutto, io ero impegnato all'epoca con un fumetto di fantascienza, una saga enorme, molto faticosa, molto complessa, che si chiama Orfani. E allora volevo fare una cosa parallela, una cosa leggera, una cosa semplice, facilissima, breve, naturalmente, da portare subito in libreria. Ovviamente sono passati 10 anni, questa cosa ci ha leggermente preso la mano ed è diventata questa enorme saga, si spera enorme saga, che è Nero. Volevamo fare una storia che parlasse delle crociate, ma non nel modo classico in cui vediamo sempre le crociate, il Santo Graal, la vera croce, il crociato, queste cose così, che c'hanno anche un po' i templari, insomma. Volevamo vedere uno sguardo nuovo. E allora ci siamo messi a guardare qualcosa che riguardasse più il Mediterraneo, no? Più noi, più tutte le culture che ruotano intorno al Mediterraneo. Non guardarle solo da un'altra parte, ma guardare anche l'altra direzione. In questo caso il mondo arabo, non visto più con gli occhi nostri, ma con gli occhi loro, come loro potrebbero vedere noi. Quindi c'è nato, diciamo, il soggetto, l'idea di base, il nocciolo, per questa storia, diciamo, ambientata in quel mondo, con un protagonista finalmente arabo. Il problema è che non sapevamo come potesse chiamarsi, come potesse vestirsi, come potesse, che cosa pensasse questo personaggio, insomma, del periodo. E allora abbiamo cominciato a studiare, a lavorare, insomma, a giocare un po' con queste cose, ad appassionarci anche, perché soprattutto, più che studiare, la parola giusta è proprio passione. Siamo impazziti per questo mondo. Portarlo alla luce piano piano, anche perché non è mai stato raccontato, perlomeno a fumetti, le crociate viste dal loro modo, dal loro punto di vista, insomma, ed è stato davvero un viaggio affascinante. Ecco, bravissimo, stai già puntando il dito su un elemento che per me è sempre molto importante quando si parla di un'opera letteraria, perché poi il fumetto per me è letteratura. La ricerca delle fonti è importante, lo studio diventa importante, e allora forse quei 10 anni diventano propedeutici per affilare la lama. Beh, in realtà ne servirebbero molti, molti di più, perché ogni pagina che apri te ne chiede altre 10 da andare a vedere, e ognuna di quelle a sua volta apre altre finestre. Quindi non è stato semplice, ma abbiamo avuto intanto come linea guida, siamo partiti da un libro scritto in realtà da un autore medio orientale, che è Amin Malouf, che ha scritto questo libro che si chiama Le crociate viste dagli arabi. Quindi già ci ha aiutato, ci ha predisposti a entrare in una visione da parte di chi vive in quella terra e vede lo straniero arrivare alle porte. E, per esempio, un'altra cosa che c'è da dire è che noi siamo abituati a vedere i due fronti granitici che si scontrano, e in realtà il mondo arabo in quel periodo era totalmente frammentato, era devastato da lotte intestine tra loro, tra i vari clan e le varie città, e questo poi è quello che ha permesso agli occidentali di arrivare durante la prima crociata a conquistare Gerusalemme, perché in realtà non hanno fronteggiato un fronte unico, ma tante piccole realtà disposte addirittura ad allearsi con loro pur di prevalere sugli stessi fratelli di fede. Inoltre parliamo di un periodo storico
poco trattato, perché quando si dice crociate in realtà si intende un periodo lunghissimo della storia. Noi abbiamo scelto quello che più o meno corrisponde alla seconda crociata, quindi è un periodo di transizione tra questa fase frammentata a quella di un fronte unito arabo. E in realtà questo la rende assolutamente simile al nostro mondo, perché anche noi viviamo in un periodo di transizione, quindi su cui le certezze sono abbastanza deboli e su cui l'incapacità di prevedere il domani forse è quello che la fa da padrone. Sembrava un po' Game of Thrones quando l'abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che c'erano tutto questo mondo con dei cattivi che invece di venire dalla parte del nord, come si chiamano i cattivi di Game of Thrones, quelli tutti i non morti, insomma, però invece questi venivano dal mare ed erano vestiti di bianco, quindi è stato davvero interessante. Ecco, quanto è complicato secondo voi oggi parlare e mettere a confronto diverse culture? Perché? Perché vi dico questo? Perché arriviamo da un periodo storico sicuramente importante sotto questo profilo, dove tante cose succedono e sono successe anche in base a quelle che sono state le esperienze del passato. Oggi è, secondo me, audace, non faccio la citazione esclusivamente per quello che è il logo che compare sul volume, ma è audace andare a raccontare questa storia senza cercare di scomodare realtà che magari certe volte preferirebbero essere sopite. Come avete vissuto questo discorso? Che appunto ve lo dico da attivista di Amnesty International che ha a che fare con tantissime realtà Va differenti, bene. con tantissime culture differenti e spesso diventa complicato andare a tradurre da un mondo all'altro quelle che possono essere le diverse esperienze. Beh, intanto c'è da dire che il mondo è diventato talmente piccolo che, per quanto certe realtà forse vorrebbero essere lasciate da parte, in realtà purtroppo ce li troviamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ma soprattutto abbiamo cercato di mantenere una distanza tra quello che sono gli autori e quello che è la realtà che raccontiamo. Tant'è vero che il protagonista addirittura ha una visione totalmente diversa dalla nostra, una cultura totalmente diversa. E quindi è vero che è davvero difficile, nel senso che comunque scrivere questo tipo di storie è un campo minato su cui tu, come ti muovi, rischi di pestare i piedi a qualcuno, comunque di urtare la sensibilità, a volte anche giustamente. Noi, per esempio, abbiamo evitato di entrare nelle questioni religiose che non ci appartengono. Abbiamo preferito focalizzarci sui personaggi principalmente, sulla loro visione delle cose, sul loro modo di stare al mondo. Diciamo, abbiamo provato ad evitarlo come autori, ma i personaggi invece la vivono questa storia della religione, e anche in maniera importante, perché comunque puoi starci lontano quanto vuoi, puoi secolarizzarlo quanto vuoi, ma è un mondo che è intriso in questo problema. Però il dialogo interculturale era la base diciamo, del nocciolo del lavoro, e anche, per carità, la frizione interculturale, perché ci sono dei punti di contatto che invece sono frizioni, stiamo parlando di un contatto specifico, no? Se vogliamo quello delle crociate, sì, è un contatto, ma insomma è abbastanza guerreggiato. Anche toccare l'Islam, per esempio, imparare a parlare dell'Islam in un modo corretto, quello è stato sicuramente una sfida. Poi non ti nego che questa storia è nata appunto 10 anni fa, in mezzo c'è stato Charlie Hebdo, per esempio. La prima cosa che è successa è arrivata una telefonata dell'editore per dire se questa cosa era una cosa fattibile o meno. Se eravamo così Se sicuri eravamo di davvero andare a... sicuri, e devo essere sincero, ci abbiamo pensato sul serio, perché alcune cose non puoi toglierle dal nocciolo della storia, non possono essere elise. Si rischia poi di essere, non dico inattuali, perché non è detto che una storia debba per forza essere attuale, però certe urgenze non puoi assolutamente toglierle, soprattutto se vuoi raccontare una storia e vuoi andare in quella direzione lì, insomma. Ecco, io proprio alle esperienze che hai citato mi riferivo nella difficoltà, no, di raccontare determinati mondi. Usciamo da questo discorso e entriamo in quello che sarà invece il piano editoriale dell'opera. Oggi io ho in mio possesso questo primo volume di cui ho visto esiste anche una variant, ma qual è appunto il piano dell'opera? Questa Beh, il nostro progetto è la variant. è la variante.
La nostra idea è quella di costruire dei cicli narrativi all'interno della serie che si chiudono e si riaprono cambiando spesso la location delle nostre avventure, cambiando i personaggi e mantenendo come da titolo, come caposaldo, il nostro protagonista. E nella nostra mente noi abbiamo già almeno 4 run, poi vediamo che cosa... Cicli da 6, cioè 6 libri ogni volta. E quindi vedremo che cosa succederà nel futuro. Noi comunque abbiamo tantissime storie da raccontare, anche perché veramente ogni piccola parte del mondo ha una storia che aspetta di uscire fuori. E noi non vediamo l'ora e speriamo di avere la possibilità di raccontarne tantissime. Al momento siamo al numero 7, stiamo scrivendo il 7, siamo arrivati fino a Samarcanda, quindi ne abbiamo di avventure da raccontare. E quindi il vostro protagonista non si contestualizza, adesso evitando ovviamente gli spoiler, non lo contestualizziamo solo ed esclusivamente nel periodo storico che ci state raccontando con questo primo volume, con questa prima run? No, assolutamente, solo che è un periodo storico talmente convulso, talmente interessante, talmente ricco di popoli che si muovono, di migrazioni di popoli, diciamolo proprio in questa maniera molto moderna, e di vicissitudini, di cose che accadono, di territori così diversi tra di loro, in un fazzoletto di tempo, di spazio molto piccolo, che in realtà c'è tantissimo da raccontare intorno, appunto, partendo dalla Siria, quindi dal mondo delle crociate. Basta che ti giri un attimo da una parte o dall'altra, c'è tantissimo da raccontare. Ecco, si girerà un bel po' per arrivare appunto fino a Samarcanda. Per quanto concerne invece il passaggio da ciò che avevate scritto poco prima o sul quale stavate lavorando, qual è stato lo stimolo maggiore che avete trovato all'interno di questa opera rispetto a ciò che avete fatto in passato? Potete tranquillamente citarmi magari degli esempi di alcuni di quelli che mi hai citato, Orfani, che tra l'altro è stato un grande successo. Potete citarmi appunto anche altri esempi dicendo, ecco, a differenza di quel contesto, qui abbiamo potuto giocare su determinati punti, determinate realtà. Beh, entrambi veniamo dalla scrittura della miniserie che si chiama Orfani Terra, appunto, che è una parte specifica di quella saga, che è ambientata dopo l'Apocalisse, quindi dopo la fine del mondo, sulle macerie della civiltà si costruisce la saga di questi giovani ragazzini. La differenza principale è stata trovarsi forse in un mondo invece che è totalmente in fermento, non è alla fine, ma si sta costruendo sotto i piedi dei nostri personaggi, e quindi a differenza della saga precedente in cui era la natura umana delle persone che emergeva nel contesto, il fulcro forse della narrazione di Nero è proprio come le persone reagiscono rispetto alla loro cultura d'appartenenza, al loro mondo, a quello che hanno intorno, che è assolutamente vibrante. E poi c'è anche un discorso produttivo, proprio bonelliano, fammi dire, visto che siamo negli 80 anni di questa casa editrice, abbiamo una storia alle spalle, abbiamo un'attualità anche invece davanti, un futuro, eccetera. Diciamo che nella mia mente, io sono 22-23 anni che sono in casa editrice, insomma, che collaboro con la casa editrice, sono partito dal 2004, mi sembra che sono entrato addirittura, facendo un fumetto che si chiamava Napoleone, quindi il bianco e il nero, portando il colore alle edicole, portando anche un modo nuovo di raccontare, però tenendo ben presente che cos'è la legacy Bonelli, l'orgoglio di avere una scuola, un modo di raccontare che ha 80 anni, quindi ce n'ha, diciamo, di spalle larghe, e portarlo, diciamo, Orfani Terra è l'ultimo passaggio, perlomeno mio, personale, in modo di affrontare il fumetto Bonelli, e forse Nero è il primo passaggio in un modo nuovo di affrontare il fumetto Bonelli, che arriva nelle librerie in un certo modo, che è pensato proprio direttamente per quel circuito, con quella grandezza, con quel formato, con anche delle specifiche tecniche. Ci sono cose che possiamo raccontare finalmente in un modo diverso, con un'accezione diversa, ma tenendo sempre quel cuore pulsante che è l'avventura. Ecco, mi hai anticipato su una questione che sicuramente sarei andato a toccare. 80 anni di Bonelli significa 80 anni d'Italia, 80 anni in realtà di Italia nel mondo, di eccellenze nell'ambito del racconto, di eccellenze nell'ambito del fumetto. C'è una mostra ancora, credo, per un certo periodo qui a Milano, nella città di Milano, che io ho già avuto modo di visitare ed è ultra interessante.
Bonelli ha raccontato tante storie con tanti protagonisti, il mio preferito è alle vostre spalle in quel meraviglioso quadro. Quello che vorrei chiedervi all'interno di quella che è la produzione bonelliana, al di là del contesto, che abbiamo detto essere un contesto completamente inedito, Nero come si ritrova? Con quali degli altri character che hanno costruito la storia gigantesca di questa casa editrice potrebbe avere dei punti in comune e potrebbe crossoverare, passatemi il termine, delle esperienze in termini di avventura, come dicevi giustamente? Sai che ho toccato un punto nevralgico? In primis non te lo dirò con chi può crossoverare, non lo sapremo ancora per un po', ma confesso che ci frulla in testa una bella idea. Abbiamo un sacco di idee su quel fronte. E io ne ho disegnati tanti dei personaggi Bonelli, devo dire, compreso il signore qui dietro, ma non assomiglia a nessuno dal punto di vista proprio del format. Come ti dicevo prima, abbiamo proprio cercato in quella misura di trovare una direzione nuova. Però più andavamo lontano come direzione, più ci siamo accorti che invece c'era qualcosa che rimaneva, che rimane assolutamente attuale e assolutamente, come dire, legato al mondo Bonelli, come se fosse veramente una legacy, un'eredità che noi abbiamo la fortuna e il dovere di portare avanti. Quindi c'è qualcosa dentro. Sì, era come se si portasse dietro in realtà questi 80 anni di storia, però anche se ambientato in realtà prima di qualsiasi personaggio Bonelli da edicola, di sicuro va in una direzione nuova. Noi volevamo che avesse delle caratteristiche peculiari anche a livello editoriale, di scelte e anche di estetica. Certo. Devo dire che una delle domande che volevo farvi è un po' legata a questo discorso che avete fatto. È una domanda diretta. Nero, secondo voi, è più assimilabile alla figura dell'eroe, dell'antieroe, o è semplicemente il punto di vista che mancava su una storia di avventura, di eroismi, di sacrificio, di sangue, di dolore e di volontà e fede? Ma sai, Nero rappresenta un sacco di punti di vista, è proprio questo il nocciolo della questione. Dipende dall'angolazione con cui guardi questa storia, dipende dal personaggio con cui guardi questa storia. E allora ci sono gli eroi, che però possono essere gli antieroi, possono essere gli avversari. Davvero è un punto di vista molto fluido e secondo me è assolutamente in linea con quello che guardiamo intorno, no? Quando apri la finestra o quando vedi il telegiornale. Spesso e volentieri, mentre scrivevamo Nero, appunto, sentivamo il telegiornale, parlavano di Aleppo, parlavano di Damasco, parlavano di Beirut, di Gerusalemme, tutti i posti che stiamo toccando e li stiamo guardando in punti di vista davvero, davvero inusuali. Ecco, tra l'altro, scusami, la base di questo lavoro forse è proprio il ribaltamento, il cambio dei punti di vista, ma anche per noi che ci siamo dovuti, ci siamo cimentati nell'affrontare tutta questa storia con un altro sguardo. Tant'è vero che per scelta all'inizio dell'albo si apre con una mappa che noi siamo abituati a guardare a sud rispetto a noi, e invece è capovolta perché manteniamo il punto di vista di chi quella terra la abita e quindi la orienta verso la Mecca. Certo. Tra l'altro molto, molto interessante anche questo discorso. Perché lo dico? Perché mi è capitato, e qui mi auto-assisto per quella che sarà la prossima domanda, mi è capitato qualche anno fa di scrivere un brano raccontando la Siria, raccontando quello che stava succedendo in Siria. Ecco quanto è difficile da un certo punto di vista riuscirsi a scollare da ciò che leggiamo su internet, che vediamo attraverso i notiziari e cose di questo tipo, per non andare a inficiare troppo di realtà quella che è un racconto che vuole essere comunque pura invenzione. Posso dirti intanto che Nero è un fantasy storico, se vogliamo, perché in Nero confluiscono anche tanti aspetti esoterici presi dal folklore medio orientale, quindi questo ti aiuta come da sempre. In realtà noi attribuiamo
ai mostri esterni, quelli che magari sono quelli che ci portiamo dentro, anche a livello di società. Quindi non è facile in realtà, però ti posso dire che scrivendo questa storia, per la prima volta cominci ad attribuire alla realtà che tu ascolti, che ti arriva dall'esterno, delle connotazioni geografiche, culturali, ti aiuta in realtà a decifrare di rimando quello che ti arriva. E non è probabilmente più che cercare di mantenersi a distanza, forse ti aiuta al contrario a entrarci dentro. No, non ci Almeno abbiamo provato per per me niente è a stato così. togliere la lente del presente, ma proprio per ma assolutamente. Anzi, perché ci siamo accorti che c'è davvero un filo conduttore. Sono passati 1000 anni, ma insomma, fino a un certo punto sono tanti, perché i problemi sono, forse sono gli stessi, o comunque hanno gli stessi prodromi, no? Certo, parlavo di questa cosa qualche tempo fa con Serge Tankian, il cantante System of a Down, che raccontava l'esperienza armena e da lì ovviamente l'attualità reale che ci riporta però a tante purtroppo tragiche pagine del passato. Abbandoniamo un attimo questo contesto e entriamo in una zona di comfort per quanto mi riguarda e in realtà ho scoperto anche recentemente per quanto vi riguarda, ovvero se dovessimo dare una colonna sonora ideale a quella che è quest'opera, dove vorreste muovervi? Beh, io credo che andrei sul sicuro e punterei su Creusa De Mari di Fabrizio De André, che ci racconta il Mediterraneo per primo e soprattutto, ecco, anche per ricollegarci alla domanda precedente, un pezzo come Sidun, che racconta Sidone devastata dai carri armati, però filtrato attraverso una madre che tiene in braccio un figlio morente, quindi c'è anche questo, ma c'è anche la fantasia del viaggio. Di un pezzo come Sidan Kapudan Pasha, quindi io mi muovo su terreni consueti e mi affido a Creusa De Mari. Allora, se abbiamo la possibilità di farne, che ne so, un film o una serie TV, sarebbe bello chiamare Mauro Pagani e vedere che ne pensa, se riesce a portare un po' dei suoi strumenti presi in giro per il Mediterraneo. Certo, anche lui potrebbe essere il partner giusto per una traduzione. Ecco, tradurre un'opera, quante volte ci avete ragionato? Mi viene facile pensare più spesso forse di quanto si creda, o magari certe volte invece questo lo dico io da lettore, non da produttore di opere di fumetto, magari invece tante volte voi avete quella freddezza chirurgica con la quale capite che questo prodotto può funzionare soltanto in questa veste. Quante volte vi è capitato in realtà invece di sentire il bisogno quasi di portarlo all'interno di un altro media? Ma per chi fa il mio mestiere, il nostro mestiere, ormai è un po' di anni che deve, anzi vuole fare i conti con la contaminazione. La cosa bella di vivere in questi tempi, perlomeno dal punto di vista, insomma, della comunicazione, è che tutti i media si stanno comunicando, si stanno parlando. Allora la musica, il cinema, il fumetto si stanno parlando mai come ora, secondo me. Ed è davvero bella questa cosa e soprattutto arriva questo input, è un'energia in più. Già quando abbiamo iniziato con Orfani, poi siamo andati a spigolare in alcuni aspetti, per esempio l'animazione oppure la parte di narrativa e così via. Siamo un po' abituati. Stiamo anche imparando, anche perché la casa editrice è diventata, da casa editrice pure, è diventata una media communication, insomma un media franchise e così via. Per cui siamo assolutamente, diciamo, spero in linea con questo tipo di soluzioni. Certo che quando scrivi una storia però non devi pensare a nulla del genere. Tu c'hai questa storia dentro, anzi non devi, non puoi, perché hai questa storia dentro che preme per uscire, vuole uscire, e a volte è talmente, come dire, talmente forte che devi soltanto seguire il flusso della storia. Poi il resto magari viene da sé se la storia è Però è abbastanza naturale, lunga. ci piacerebbe ovviamente riuscire a tradurlo in altri media. Poi il nero si presterebbe molto bene sia per quanto riguarda un adattamento narrativo, ma anche per svicolare verso. Cioè, noi l'idea nostra è quella di creare un mondo
e quindi su questo mondo si può innestare qualsiasi cosa, anche passando per, non so, io parlo da giocatore di ruolo, mi piacerebbe per esempio poter affrontare questo mondo in prima persona, quindi sicuramente sarebbe una cosa che ci piacerebbe molto, però sono d'accordo con Emiliano sul fatto che quando inizi sei strettamente focalizzato su quello che vuoi raccontare, che deve sempre rimanere il principe che ti guida. Sì, ma lavorare con Matteo significa tenere conto dei pupazzetti, per esempio. A lui la vestizione è fondamentale. Quando gioca ai videogiochi passa, che ne so, una giornata intera a vestire il pupazzetto, il coso. Perché cerco di immedesimarmi come un buono Certo. sceneggiatore farebbe con qualsiasi personaggio, cioè io se fossi lui mi cambierei il vestito in quell'occasione. E quindi anche nel disegno poi spesso Milano non puoi mantenergli la cotta di maglia In questo modo, in questa certo. tavola, perché lui qui farebbe in questo modo, e quindi spesso frizioni di questo tipo sono all'ordine del E quindi giorno. Gioco Forza abbiamo lavorato molto in quello che si chiama il lore, no? Cioè tutta l'ambientazione, la scacchiera che diventa gigantesca, tu sai qualunque cosa, ma stai raccontando solo quel puntino specifico. Allora, inciso, Bonelli, come giustamente citavate, avrà anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni delle bellissime traduzioni negli altri media, sia dal punto di vista dell'animazione, sia dal punto di vista cinematografico, con delle opere che vi rimando nuovamente a quella meravigliosa mostra, perché in qualche modo vengono raccontate, anticipate, spoilerate, se vogliamo usare ancora questo termine. Quello che invece io voglio chiedervi in conclusione è il rapporto tra di voi. Quanto è stato stimolante in questi anni e quanto è stato invece, come dicevi poco fa, Matteo, fonte di frizione a volte, magari dove si alza anche un po' la voce, perché in casa può succedere. Ne voglia. Assolutamente. Diciamo, quanto è stato piacevole lavorare con tuo fratello? Ma forse è cominciato. No, ma comincia tu. No, in realtà è molto stimolante, anche perché ti capita, gioco forza, mentre stai raccontando una storia, di accorgerti che stanno entrando dentro la storia cose che sono assolutamente private, assolutamente personali, ma tu non hai quel filtro a volte per poterlo bloccare. Non che uno lo debba bloccare, anzi. È importante che ci sia del privato, no? Anche delle ossessioni, delle angosce, le paure, dei desideri personali che devono entrare nella storia perché ci devi mettere del tuo, altrimenti stai sbagliando il mestiere, ti devi mettere a nudo quando racconti una storia. Però ci sono alcuni aspetti che non potrebbero mai uscire se stai scrivendo questa storia da solo. E se stai scrivendo una storia con tuo fratello, escono fuori impicci familiari, cose non Si dette. scopre, spesso abbiamo scoperto che anche comunque Milano ci portiamo 10 anni, quindi abbiamo fatto percorsi diversi, però ci siamo resi conto che in realtà avevamo una storia comune più di quanto immaginavassimo. E c'è da dire che comunque questo lavoro ha questo fumetto ha una lavorazione di 10 anni, quindi spesso ci siamo trovati a misurare anche la nostra crescita sul percorso che abbiamo fatto per arrivare oggi a pubblicarlo. E di conseguenza, probabilmente buona parte della nostra vita e di esistenza come fratelli è ancorata ormai a questo volume che è dietro di te e Tant'è che tutti quelli che spesso nelle nostre seguiranno. storie mi sono appena reso conto che sono due i personaggi principali, ma non è che uno assomiglia a te e uno a me, ma No, è un miscuglio di è un bel entrambi. miscuglio, un bel melting pot. Ecco, a proposito, questo volume già disponibile, proviamo a dare le date delle prossime uscite perché io l'ho divorato e ho bisogno di continuare con questo racconto. Allora, per il primo anno sarà quadrimestrale, usciremo ogni 4 mesi con un volume e poi, se riusciamo, insomma, se ci sta prendendo la mano, arriveremo anche ad altri formati più vicini nel tempo, però saremo assolutamente chirurgici nell'essere quadrimestrali. Molto bene, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per quest'opera che invito tutti a leggere. Entrate nel mondo di Nero, grazie mille ai fratelli Mamucari, grazie mille a Sergio Bonelli per tutto ciò che ha fatto in questi anni, in conclusione di quello che è un po' anche questa stagione legata al mondo del fumetto. Io vi faccio i miei migliori auguri e ci rivedremo molto presto e ci leggeremo ancora più presto. Grazie Grazie. mille, grazie mille. Grazie a voi. Grazie ragazzi, alla prossima!